E guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo e spero sinceramente ultimo episodio su Remothered Broken Porcelain. Vediamo, ragazzi, per cui di riuscire a raggiungere, io oserei quest'oggi. Se davvero dovessi riuscire a finire questo gioco oggi, ragazzi, voglio che riusciamo a raggiungere almeno i 100 like per questo fantastico finale. Dopo che la volta scorsa purtroppo avete assistito a un totale sclero da parte della sottoscritta perché non sono riuscita a proseguire in alcun modo e qualcuno di voi mi ha detto che appunto stavo sbagliando perché Andrea, ragazzi, non deve essere colpita, ma semplicemente distratta, tra virgolette, probabilmente col potere della falena, con l'occhio della falena, semmai, e rubare le chiavi. Non si capisce, non avete saputo indicarmi di preciso se sono su una sedia, insomma, sono da qualche parte queste chiavi. Il punto, ragazzi, però semplice della questione è che, ok, io potrei avere anche sbagliato, ma se l'obiettivo non è quello di uccidere, di colpire Andrea, allora perché il gioco dà comunque la possibilità di compiere questa azione? Perché nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo tutti visto che la prima volta io sono riuscita a colpirla. Quindi comunque ha reso l'azione possibile. Quindi è stato questo che mi ha fatto capire, erroneamente, ovviamente, che quello che dovevo fare era colpirla. Poi vabbè, che io sono imbecille, sarò ritardata, sarò rincoglionita, che molto spesso non capisco quello che devo fare. Ci sta. Però il gioco di sicuro, ragazzi, in questo non mi ha aiutato. Non mi ha reso facile la comprensione. Vabbè, sono dettagli. In ogni caso, ragazzi, il gioco ci fa riprendere da qua. Quindi sarebbe a dire che devo, appunto, ritornare nella vecchia ala. Adesso devo solo ricordarmi come arrivarci. E di nuovo compiere, ragazzi, l'azione. Bla 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 bla. Per cui io posso solo vivamente sperare, ragazzi, di riuscire davvero in questo intento e di riuscire a vedere la fine. La fine di tutto questo. Aspettiamo, come sempre, che Andrea porti il suo spazioso culone nella stanza e vediamo un attimo se quest'oggi perlomeno riuciamo in questo intento. Allora, il punto è riuscire a trovarle ste chiavi. Allora, qua, ragazzi, sulla sedia. Era tutto qua. What? Scusate? Come here. I won't hurt you. C'è la chiave è quella? Io ho perso la scorsa volta un'ora della mia vita. Forse un po' di meno, ma un'ora della mia vita cercando di colpire questa troia. Adesso passatemi il termine, ragazzi, per favore, ma muoviti. Cioè, a che serve distrarla se poi mi può vedere lo stesso? A che serve distrarla se poi lei è la prima a perdere tempo per riprendersi? Ero riuscita a prenderla. Ero riuscita a prenderla la chiave. Vediamo di muoverci. Una chiave. Dare un'occhiata in giro. Te sei scema. Noi ce ne andiamo e basta. Cazzo, rimane pure incastrata. Io direi di non correre nel dubbio. Era tutto qua, ragazzi. Un attimo fa era una chiave, adesso è un mazzo di chiavi. I have to find the film before saying goodbye. It was here. I'm sure of it. Va bene, vediamo se riusciamo a trovarlo, ragazzi. Chiave della falena, cacciavite, anzi, cacciavite forbici. Mi stanno facendo raccogliere di tutto, corda, così magari facciamo prima impiccarci, no? Va bene.
No, 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 no! No! I beg you! I'll take this, my dear. You cannot stop her! And it certainly won't be stuff like this that is going to stop her. And it's all your fault. You helped Gloria with it, breaking Wyman's loop. You asked me to do that! You were the ones who gave Gloria this power! Don't you understand? This doesn't only concern Lynn or me. This concerns everyone! It's useless! Your sister is controlling us like puppets! As did Wyman! Waking up Lynn from the limbo. This is the only way we can get rid of her! Gloria will only grow. She will continue to grow until she's gotten her revenge. You too will be part of her revenge. That same revenge which is consuming every cell in your body. My mother... she never loved you! Richard Felton, my father, is the only one she Felton. Ever loved! That thing? A laughingstock! I am your father! No! Beh, biologicamente Richard is sì. And always has been! Regardless of his gender! Who cares? He brought me up! He was a great father! You're only a child! You are a laughingstock! Ridiculous child! Why don't you go play with your dolls? Keep your nose out of these things. Why don't you behave like other children? Play hide and seek or ring around the rosy. Yeah, let's do that for old time's sake. Why are you doing this to me? Okay, va bene. Okay, I have to return to the basement and play this film on the projector. Ok, vabbè, per noi va benissimo, guarda, io intanto risovrascrivo la partita perché non si può mai sapere. Nel frattempo... volevo soltanto aprire la porta. In effetti. Ok, dov'era ragazzi? Era di qua adesso. Non me lo ricorderò mai. Sì, devo entrare nella mia camera e ritornare nel seminterrato. Meno credo. Meno credo. Come cazzo ci torno nel seminterrato? Ah, di qua. Mannaggia santa. Ok. Sì. Va bene. Dialogo. Confronto. Sì. Ok. Va bene, ci siamo. Usa la pellicola nella sala delle proiezioni. Però ho come la magra impressione che... Ecco, infatti, guarda caso, lui è qua. Che fai, bello di casa? Scusa, io vorrei mettere un film. Non ti disturba, vero? Se io metto una pellicola? Per niente, davvero? Ok. Non funziona. Move! Come on, come on! Play the damn thing! Play! No! Ah, giustamente lei è debole alla luce, ok? Enough! I beg you! Quindi vabbè, è stata Jennifer a salvare Lynn, fondamentalmente. Questo è chiaro. Infatti l'abbiamo liberata dal loop ipnotico. Ribellati, rompi l'ipnosi collettiva. Va bene. Come la rompo l'ipnosi collettiva? La porta non mi permette di aprirla, ragazzi, eh? Ok. Cos'è questo coso? Ah. Non è Gloria. Gloria. Ah, è lei, sì. Damn. You. All this time. It's all because of you. I'll make you pay. Sister!
It was all their fault. The Feltons. Lying. Bullshit! Tell her, Ash! Tell her! It was you who ordered to burn the place down! Tell her! Tell her why! Because despite the large doses of phenoxyl, she began getting her memories back. Isn't that right? Memories of you harassing her. You were only a little girl at the time. It was Lynn. She's the one who started the fire. She betrayed all of you. She didn't have a choice. You tricked her, drugged her, and forced her to do it! Gloria, you believe me? Right? No, ora lo uccide, mi sa. Cioè, Ollie, comunque la... Ah, ecco perché era tutto deforme. Ah, ecco perché, oddio. Minchia, qualcosa era così affilato. Non l'avrei mai detto. Avrebbe dovuto morire dissanguato nel giro di pochi minuti, credo. All of you. Lei che c'entra, scusate. Scontro fra titani. Cosa ha fatto facendogli così con la mano? Scusate, non ho capito. No, stay back. Lo comanda, che fa? Lo controlla. Stay back. I beg you. It's me. Me. Your mother Acherontia. It's me. Stop. I told you, stop. Stop it. No! Fuck! No! Fuggita, ovviamente. Eh sì. Ok. Cioè, l'unica cosa, ragazzi, che posso continuare a ripetere è... Ok. Cioè, questi dovrebbero essere, ragazzi, momenti di suspense, no? Momenti che ti tengono col fiato sospeso. Non sorpreso, sospeso. Oddio. Controlla Porcelain per ucciderla. Ma non ce la farà a ucciderla. In ogni caso. Ok, ci hanno dato la possibilità anche di controllare lui. Ma lei dove è andata? Scusate, me la son persa. Probabilmente è entrata da qualche parte. E questo dovrebbe essere tipo momento epico, c'è l'epicità, eccola là, è lì. Continua a sparare, quanti colpi ha questa pistola? Ok. Che cosa? Ok, se l'è data a gambe, credo sia entrata qua. Madonna, regà, mamma mia, regà, cioè pessimo, pessimo pure sto. We can't leave.
Raga, vedete come cammina piano se non premo per correre? Ma c'è un modo per... Pensavo di aprire l'armadio. No, vi è qua, figlia di una grandissima... Ah, ok, se deve ripigliare, va bene. Ma... Cioè, quindi adesso è... È Lynn che controlla questo qua, Porcelain. Ma perché? Cioè, ho capito che, raga, sono tutti collegati, per l'amore del cielo, attraverso l'ipnosi, cazzi mazzi. Ma alla fine Lynn è diventata più potente di Gloria, questo significa? Dove è andata adesso? Mannaggia, me la so persa. Cioè, quindi Lynn è diventata più potente di Gloria stessa alla fine. Ho capito bene. Ma dove è andata? Ah, raga, me la so persa. Ma immagino che si debba seguire la voce, ma con la musica così alta è un po' difficile riuscire a capire dov'è. È qua? No, non è qua. Ottimo, davvero ottimo. Magari è andata di qua. Proviamo di qua. Raga, vi assicuro, stanno andando totalmente alla cieca perché non... Ovviamente non ho la minima idea di dove sia andata e non sento la sua voce in ogni caso. Ma comunque, a prescindere, Gloria non l'ha uccisa. Cioè, se dopo anni Gloria era al servizio di Felton. Ok, qua è chiusa, niente. Lascia perdere, Porce. Muoviti. Perderò un sacco di tempo, ragazzi. One eternity later. Sei venuta di qua? Gloria? Gloria, sei qua? No, non è manco qua. One eternity later. Ma se mi mettono come musica di sottofondo altre musiche, altre voci, come faccio a distinguere la sua? Forse è qua sotto. Eccola qua. Dai, cazzo. Vabbè, regà. Però, cioè, non mi dà manco il tempo di colpirla. Cioè, è talmente lento questo coso che, cioè, non mi ha dato manco... Non mi dà manco il tempo di premere per attaccarla. Dove? 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 Che ogni tanto si sente la voce, ma è davvero difficile, ragazzi, capirne la provenienza, eh. Cioè, ragazzi, io vi ripeto, anche un momento che dovrebbe essere epico come questo, cioè, non riesce ad esserlo. Non riesce ad esserlo perché... They burn. Cioè, da dove arriva la voce? Eccoti qua. Oh, regà, avete visto che ho provato a colpirla, vero? Ok, no, perché poi non mi fanno manco ovviamente girare la telecamera. No, perché poi veramente sembro, ragazzi, pazza io, eh. Mo' dove è andata? Per ogni sessione di gioco un'ora. Cazzo, non posso. Vabbè, ha fatto tutto da sé. Io non ho fatto niente. Cioè, è uscito automaticamente dalla porta. Ok. Ma al solito l'unica cosa che possiamo continuare a dire qual è? Ok. Esci! Chiedo scusa, ragazzi. Sei qua, Gloria. Quanti colpi ha questa pistola? You're not like them. Come sono arrivate lì? Come sono arrivate lì? Così da un momento all'altro. You used to be my sister. You did it. You
You betrayed us all! Lynn! It doesn't matter. We have to go! Or when! But I won't be satisfied until you'll all be dead. Lynn! I think I'll start by killing your parents, Celeste. Okay. E così si ricollega al primo Remothered. E ok. Promise me that you'll put an end to this. I'm not going to promise anything. That you'll put an end to all of this. I want you to shoot me. Promise me. Sarebbe troppo facile, figlio mio. Promise me. La tua condanna è proprio questa che hai. Ok. I know that shortly after she returned to her parents, the Feltons, but things got out of hand. And you know, Gloria kept her promise. Her thirst for revenge was not quenched. But Jennifer managed to run away. I know that she's somewhere in Sweden now. She writes. She's a writer or something like that. Oh. Her publications are signed under a pen name. How many other people? What do you mean? Before you successfully found that Jennifer and brought her to the Ashman Inn. How many before her? How many girls did you suspect to be the Mother Acherontia to then end up living under Porcelain's mercy? How many? They were simple mistakes. How many simple mistakes? 14. 14 altogether. You will shoot me. Won't you? Right? Io direi che lo salverò, ragazzi, perché credo che la sua condanna sia proprio questa qua. Ucciderlo gli farebbe un favore. Capite che vi voglio dire? La morte sarebbe una liberazione per lui. E se davvero vogliamo vendicarci, noi non vogliamo liberarlo. Per cui... You deserve far worse. Esatto. You deserve to suffer by living in agony, as I did. The past 19 years. Whore. Fucking whore. You promised. Madre mia. Bene. Quindi di regola Celeste era tornata prima dei suoi. Poi ha detto che è successo un macello. E vive in Svezia e fa la scrittrice. Ok. Lynn, I can't. You heard what Gloria said earlier on. I have to go back. I have to return to my parents. But what about the contest? I'll be there. I promise. Promise me. I promise.
What an odd name for a violin. Reed Rosemary. Red Rosemary. I prefer Reed. Take it with you. You'll give it back to me at the theater. Now you have no excuses for missing the performance! I'll see you there! Promise me! We'll see each other at the top of the world! I didn't keep that promise. I returned to my parents the following day. The Feltons. Gloria followed me shortly after. She managed to subdue them. She got her revenge. I ran away again, leaving everything behind. I'm sure that if I hadn't, she would have killed me. And Lynn was just left there waiting for you. Madam, how did you come to know about this whole story? Did Rosemary, Lynn, try to contact you? No. She didn't. I think that as long as she knew that I was safe, and I had forgotten everything, nothing else mattered to her. But this doesn't explain everything else. It happened last year. Quindi alla fine lei la promessa non l'ha mantenuta. Am I speaking with Celeste Felton? Who are you? I'm calling on behalf of Miss Lindsay. She is very weak now and has asked to see you. Madre mia. Chen. She left the following day. Ashman was right when he said Lynn was Wyman's inheritance, and the only thing that he left her was his Alzheimer. This is from her. Sono, credo, tutte le ragazze, le 14, prima di Celeste. Ma
sister. My older sister. I was only 2 years old when by now she would have been 64. 64 years old. She was one of the other Jennifers. One of the 14 gone missing. Kidnapped. Killed. Before they successfully found the right one. Me. Lynn never managed to come to terms with it. For all these years, she held on to my memories, her own, and those of the other victims. I know she went back to the top of the world many times, hoping that maybe one day my memories might resurface. And she would find me there, at the theater, on the stage, at the piano. Allora, ragazzi, sicuramente la parte finale della storia ha il suo perché, mi pare ovvio. E quindi è chiarissimo, come qualcuno di voi mi ha detto, che comunque la storia di questo gioco valeva la pena. Probabilmente posso anche ritrovarmi d'accordo con voi, ragazzi, ma il modo in cui hanno fatto il gioco è pure difficile, ragazzi, da spiegare quello che sto provando e pensando. Il modo in cui hanno fatto il gioco fa sì che non si possa apprezzare nemmeno appieno la storia. Io adesso non parlo tanto delle meccaniche del gameplay, ma proprio come hanno anche affrontato, ragazzi, i vari momenti della storia, che fossero flashback, fossero presente, fossero passato, insomma, hanno reso il tutto veramente molto molto confuso, e gli stacchi fra un momento e un altro, ragazzi, io mi sono ritrovata comunque a vivere una storia che avrebbe potuto probabilmente dare tanto, ma non ha potuto. Non gliel'hanno permesso, diciamo così, tra virgolette. Quindi sicuramente, ragazzi, l'idea di fondo c'è e vale anche. Questo sicuramente, anche l'idea, ragazzi, riguardo tutta la questione dell'ipnosi, della madre Acheronzia, del fenoxil, quindi del porcelain, eccetera, poteva funzionare davvero. Solo che hanno reso il tutto troppo troppo incasinato, ragazzi, troppo troppo confuso. A mio avviso avrebbero potuto sfruttarla molto meglio, perché ho capito alla fine, sul finale si capisce quindi dove voleva andare a parare il tutto,
Ok, e quindi è per questo che vi dico che probabilmente avrebbe potuto dare molto di più di quello che invece effettivamente, perlomeno a me, è riuscito a dare, ragazzi. Purtroppo mi ha dato poco e niente. Ha recuperato tantissimo appunto in questo finale, perché è chiaro, ragazzi, le emozioni, dove stavano andando a parare, ma niente più di questo. Mi dispiace, perché, mi ripeto, avrebbe potuto dare molto di più. Per quanto riguarda il gioco, quindi, ragazzi, di per sé, devo dire tristemente che purtroppo non mi è piaciuto. Sapete benissimo che io sono sempre sincera, ragazzi, nei pareri che esprimo, e devo sinceramente dire che purtroppo il gioco non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto appunto che hanno fatto tutta questa confusione, che hanno creato tutto questo gran casino, che ci si siano impegnati forse, ragazzi, anche troppo poco, non tanto a livello grafico, perché secondo me graficamente hanno pure migliorato sotto certi aspetti, ma per il resto, ragazzi, sembra che hanno fatto tutto in maniera frettolosa, hanno reso questo gioco incompleto, sembra incompleto. Dal punto di vista del gameplay, ragazzi, non ne parliamo, alzo le mani, perché è stato veramente terrificante, ragazzi, veramente veramente terrificante. Il gameplay, le meccaniche di gioco sono terrificanti. Io mi ripeto, ragazzi, mi dispiace esprimermi così, ma è quello che penso. Quindi le meccaniche, il gameplay, ragazzi, sono agghiaccianti, assolutamente agghiaccianti. Dal punto di vista sonoro non mi esprimo tanto, perché le musiche forse, ragazzi, hanno anche il loro valore, ma nonostante questo, anche in certi momenti in cui comunque doveva esserci suspense, doveva esserci pathos, nemmeno le musiche sono riuscite a far sì che io mi sentissi coinvolta totalmente in quello che stavo giocando. E quindi nemmeno dal punto di vista sonoro, ragazzi, nemmeno da quel punto di vista mi ritengo soddisfatta. Pure per il doppiaggio non mi sembra si siano sforzati più di tanto. Cioè, sembra un gioco che è stato fatto giusto per. Cioè, un gioco in cui si sono sforzati il meno possibile, quindi hanno cercato di far fuoriuscire una cosa giusto per, ecco, lo definirei il gioco del giusto per, ragazzi. Non mi è piaciuto. Io questo gioco non lo consiglierei a nessuno. Ripeto, mi dispiace per la storia, perché probabilmente poteva avere tanto da dare, ma per il resto, ragazzi, è un gioco che purtroppo sconsiglierei, che non rigiocherei sicuramente, che purtroppo mi lascia un brutto ricordo. Non ricorderò mai questo gioco con il minimo entusiasmo, ragazzi, perché non mi è piaciuto e mi ha fatto anche molto innervosire in certi momenti, anche probabilmente comunque a causa mia, magari, che non riuscivo a capire certe dinamiche, ma per il resto, ragazzi, agghiacciante. Non lo consiglierei, mi ripeto, mi dispiace, ma è la verità. Non posso dire qualcosa che non penso, ragazzi. Siano anche i miei pareri negativi, purtroppo ve devo dire quello che penso. Quindi a questo voto, ragazzi, cioè, io darei un 4, ma proprio per cercare di salvare un minimo la storia, ma pure lì secondo me hanno incasinato un po' troppo tutto, ragazzi, quindi per me è un 4, non me la sento di dargli di più. Io ovviamente aspetto i vostri pareri, ragazzi, ricordiamoci che comunque i pareri sono sempre assolutamente personali, per cui come sempre condividiamo i nostri pensieri nella maniera più civile possibile. A me dispiace, vi ripeto, mi dispiace per quelli che dicono che invece questo gioco ha tanto da dare, ma a me personalmente, ragazzi, purtroppo non è riuscito a darmi nulla. Ha recuperato qualcosina, diciamo, si è ripreso un attimino sul finale, perché ho capito, insomma, dove tutto è andato a parare, ma niente più di questo, ragazzi. Per me è un no assoluto. Per cui questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti. Un bacione. Dopo a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.